è ufficiale la nomina al responsabile del settore giovanile di Renato Cioffi. Noi siamo lieti di averlo in collegamento telefonico, gli facciamo le nostre congratulazioni. Buonasera e benvenuto a 8 Channel. Grazie, buonasera. Allora, da questa mattina è ufficiale con un comunicato diramato dall'Avellino intorno alle 11.30 il suo incarico. Subito le sensazioni a caldo, immagino che sia grande la sua soddisfazione. Hai detto bene, grande la mia soddisfazione, perché comunque non è da tutti dirigere un intero settore giovanile di una squadra di Serie B e per giunta di allenare la Primavera e in più la squadra della mia provincia dove ho sempre fatto il tifo, quindi è un onore per me avere questo incarico. Ha già le idee chiare su come andare a ridefinire gli assetti di questo settore giovanile che ha lasciato in eredità qualche strascico polemico e delle problematicità? Per lei è una grande responsabilità, ma immagino che gli stimoli siano maggiori. Sì, di quello che è successo fino a poco tempo fa a me non interessa, non ne voglio nemmeno parlare. Io parto da zero e quindi so quello che vado a fare partendo da zero, perché le faccio con le mie mani, quindi con la mia testa. Mi sto circondando di persone tutte qualificate e persone per bene, quindi cercheremo di portare in alto il nome dell'Avellino e di dare orgoglio a questa società. E per lei doppia nomina, perché oltre a quella del responsabile del settore giovanile c'è anche quella dell'allenatore della formazione Primavera. Lei che è un allenatore che ha fatto molto, molto bene anche alla Versa Normanna, tra le altre squadre, come andrà a plasmare quella che è la sua formazione? Priorità ovviamente alla crescita dei giovani che vanno valorizzati a prescindere dai risultati. Bravo, a prescindere dai risultati, perché partendo da zero, rifare tutte le squadre, il primo obiettivo non è sicuramente il risultato. Certo, quello ti aiuta, però noi dobbiamo, ripeto, dare tranquillità all'ambiente per tutto quello che è successo. Quindi dobbiamo prima farci conoscere bene, organizzarci bene e essere disciplinati. Quella è la prima cosa. Poi che i tecnici che io vado a scegliere e che la maggior parte ci ho fatto, daranno sicuramente il loro apporto importante tecnico, le squadre sicuramente avranno alla fine qualche risultato anche sul campo. Il talento non ha carta geografica, non ha limiti, ma vedremo giovani irpini prevalentemente? Ha già un'idea su come improntare la strutturazione delle varie formazioni giovanili? Ma guarda, io ho la responsabilità, a parte diretta della Primavera, anche dell'under 15, under 16, under 17, che sono tutti campionati nazionali, quindi sono campionati importanti, quindi deve essere preparato in un certo modo. Noi nel frattempo, quando inizieremo già dal 1 luglio a fare degli stage a nome dell'Avellino, cercheremo un po' di giocatori importanti, se ci riusciamo. Poi mettendo la qualità nelle formazioni, qualsiasi esse sono, sicuramente qualche risultato arriva, perché ripeto, i miei obiettivi sono quelli di portare a termine i campionati in modo sereno e che nessuno possa dire niente, e poi i miei obiettivi sono quelli della scelta di allenatori professionisti che sanno fare il loro lavoro, si sanno far rispettare e quindi portare dei risultati a casa. Riguardo ai tecnici, ha parlato di alcune figure già individuate, ci può anticipare qualcosa su chi ha ritenuto essere utile a questo progetto? Ma guarda, io per adesso la figura Primavera l'abbiamo già detta, l'Under 18 la farà, cioè l'Under 17 la farà Vincenzo Scafa, che è stato sempre il mio collaboratore in tutte le squadre dove ho allenato, quindi ha la capacità di fare bene. L'Under 16 la prenderà Pasquale Giuliano e l'Under 15 stasera devo avere una risposta e quindi penso che domani già avrò definito l'organico degli allenatori. Per quanto riguarda i preparatori atletici, abbiamo già chiuso con Marco Galluccio, che è stato già di Avellino e quest'anno ha vinto il campionato di promozione a Cervinara. D'Alessio sarà riconfermato per quanto riguarda la disponibilità per quanto riguarda i portieri. Adesso devo avere una risposta anche per un altro allenatore di portieri entro domani, e quindi in questo così abbiamo chiuso un po' tutto il cerchio dei tecnici che devono affrontare questi campionati.
Va bene, noi la ringraziamo per la disponibilità, le rinnoviamo i nostri auguri. Buona serata, grazie a Renato Cioffi che salutiamo.